Quello che impressionava la morte era il fatto che le era parso di sentire, in quei 58 secondi di musica, una trasposizione ritmica e melodica di ogni e qualsivoglia vita umana, normale o straordinaria, per la sua tragica brevità, per la sua intensità disperata, e anche per via di quell'accordo finale, che era come un punto di sospensione lasciato nell'aria, nel vago, da qualche parte, come se irrimediabilmente fosse rimasto ancora qualcosa da dire.